Con Nagina Merulla del Teatro Hamlet, organizzatrice della terza edizione di Impact Festival a Capranica al Teatro Francigena dal 1 settembre al 13 ottobre 2024, ben trovata. Salve, salve a tutti. Raccontiamo cos'è questa esperienza. L'Impact Festival è un festival che ormai appunto è giunto alla terza edizione, che facciamo tutti gli anni a Capranica, in Tuscia, Bassa Tuscia, un territorio meraviglioso, e ha questo bellissimo teatro, che è il Teatro Francigena, che ci ospita 3 anni, in cui noi portiamo questo festival che è stato possibile proprio grazie al sostegno del Comune di Capranica e del Ministero della Cultura, nonché della provincia di Viterbo. Cerchiamo di portare grandi artisti, ma anche formazione, conferenze, incontri, workshop, spettacoli, teatro, insomma un po' di tutto. Abbiamo un approccio abbastanza multiprospettico al festival. Come si caratterizza questa terza edizione? Abbiamo scelto di andare un pochino sull'innovazione, quindi avremo tanto teatro di ricerca, avremo molti spettacoli con teatro e musica, teatro e danza, con impianti multimediali, quindi cercare di dare un tocco di novità, insomma, di contemporaneità. Avremo anche Elio Germano che fa questo spettacolo in realtà virtuale con i visori, quindi una sorta di mix fra teatro e tecnologia. Quindi diciamo che questa edizione sarà veramente all'insegna dell'innovazione, del nuovo. Com'è stata la scelta artistica? Il nostro direttore artistico, Mamadou Djoum, che è attore e collaboratore di Peter Brook, ha subito abbracciato l'idea, non solo, vabbè, chiaramente di coinvolgere grandi nomi, insomma, grandi artisti, suoi amici, ma anche proprio di dare spazio a più voci possibili. L'idea di fondo è stata questa: a dare spazio, dare ascolto a più voci possibili, quindi ci saranno 13 spettacoli con una varietà grandissima, una differenziazione fra le proposte, in modo tale da cercare di essere un punto di riferimento veramente per tutta la popolazione, qualunque siano i loro gusti praticamente, qualunque siano le sue aspettative rispetto a un prodotto culturale. E vediamo se anche quest'anno ci sarà la risposta degli altri anni. Ecco, a proposito, com'è stata l'accoglienza delle prime due edizioni? Quello è un territorio stupendo di cui io mi sono totalmente innamorata, sia dal punto di vista personale che professionale e artistico. L'accoglienza è veramente delle più calorose, sia da parte delle istituzioni che veramente ci hanno spianato la strada in tutti i modi possibili, sia da parte, insomma, degli abitanti che ci hanno coccolato, insomma, noi forestieri, fra virgolette, perché veniamo tutti da Roma, comunque da varie parti d'Italia, Mamadou stesso che viene dalla Francia, insomma, da Parigi, e ci hanno veramente accolto nel migliore dei modi, hanno risposto a tutte le iniziative che abbiamo proposto e c'è stato veramente tantissimo interesse e tantissima voglia di contribuire a portare ancora una volta, insomma, un prodotto culturale con un certo valore in un territorio che comunque è differente da Roma, è differente dalle grandi città, insomma. Il festival non si svolgerà in giorni fissi e sarà pomeridiano serale. Tutti i weekend, alcune volte partiamo dal venerdì, alcune volte invece facciamo solo sabato e domenica, ci saranno le pomeridiane domenicali, le serali di sabato e di venerdì, e poi ci saranno anche alcune pomeridiane vere, più chiaramente tutti gli altri appuntamenti di conferenze, incontri che saranno veramente in qualsiasi ora del giorno. Per i dettagli del programma c'è un riferimento web? Il nostro sito è www.impactfestival.it e i nostri canali social, Teatro Hamlet APS. Terza edizione di Impact Festival al Teatro Francigena a Capranica dal 1 settembre al 13 ottobre 2024. Un saluto e un ringraziamento a Gina Merulla del Teatro Hamlet che ne è organizzatrice. A presto! Grazie a voi, vi aspettiamo.